Francesco Pazienza, New York. Dovremmo essere collegati con Massimo Teodori. Pronto? Ecco, sono in linea. Buongiorno Massimo. Ciao. Allora, Francesco Pazienza è avvolto in numerosi casi particolari in Italia, dal caso Calvi al caso Cirillo, alle deviazioni dei servizi segreti e al caso ancora della P2, insomma quanti più possibile, chi più ne ha più ne metta. Io volevo sapere innanzitutto da te che cosa può significare adesso l'arresto di Pazienza, anche se dalle notizie che arrivano dai giornali sembra che su cauzione comunque Pazienza potrebbe essere rimesso in libertà, seppure con dei vincoli di presentarsi all'ufficio immigrazione in America anche nelle ore di questa mattinata. Ecco, volevo sapere comunque da te un commento a questo arresto e cosa potrebbe significare per le indagini, per esempio, che in Italia si stanno svolgendo, una sua possibile estradizione. Sì, ecco, intanto bisogna vedere che cosa avviene. Cioè, noi sappiamo che Pazienza è stato arrestato perché è convocato da un'autorità americana all'ufficio immigrazione. Allora, a questo punto il problema importante è di vedere se c'è l'estradizione o non c'è l'estradizione. Cioè, Pazienza è colpito da molti mandati di cattura in Italia per cose molto gravi. Ne ha, credo, 4, 5, due associazioni per delinquere di stampo mafioso, credo anche tentato omicidio, credo, e una serie di altri reati. Quindi, se viene data l'estradizione, significa che le cose cominciano a funzionare e magari che c'è stato anche un intervento di carattere governativo, perché tutto questo accade proprio in coincidenza con il viaggio di Craxi negli Stati Uniti. E se invece non ci sarà l'estradizione, la cosa è molto grave, perché significa che Pazienza gode di protezioni di qualche settore americano che non si arrende di fronte a delle imputazioni molto pesanti che appunto hanno richiesto l'estradizione già da 2 anni. Di fatto, la possibilità di estradizione con procedura di emergenza è ipotizzata anche da alcuni funzionari americani, come di fatto era stata per Sindona. Sì, ma l'estradizione è una cosa assolutamente molto, molto rapida. Tra l'altro la nuova convenzione che è stata approvata fra Italia e Stati Uniti, quella che ha consentito addirittura di dare in prestito Sindona, che era già stato condannato in carcere negli Stati Uniti, consente di farlo molto in fretta. E poi invece sappiamo che, come accadde con Sindona durante tutti gli anni della presidenza del Consiglio Andreotti, cioè dal 75-76 fino al 1979, attraverso una serie di intralci burocratici, cioè ci possono essere due metodi per rifiutarsi l'estradizione: uno, dire non concediamo l'estradizione; due, dice mancano dei documenti, occorre tradurre i documenti, bisogna studiare il caso e tirarla per le lunghe, come appunto avvenne durante tutto il lungo periodo in cui Sindona era colpito da mandato di cattura in Italia e l'estradizione per 5 anni non venne data sulla base di pretesti in cui non si sapeva bene se fossero più attivi nel creare questi pretesti le autorità italiane o quelle americane. Pazienza, intanto ricostruiamo un momentino molto rapidamente la vicenda Pazienza. La vicenda Pazienza è una vicenda che si sviluppa tutta quanta nel giro di pochissimo tempo. Cioè, Pazienza appare in Italia dopo anni misteriosi in Francia e in giro per il mondo nel 1979, alla fine del 1979, e diciamo la stella Pazienza come il grande faccendiere di regime dura 2 anni, di fatto dura fino alla morte di Calvi, che è del giugno 82. Quali sono gli ingredienti? Ecco, perché un personaggio giovane, senza nessuna risorsa, improvvisamente diventa un grande personaggio che è al centro? Sono tre gli incontri sostanziali di Pazienza. Il primo incontro è quello con il capo dei Sismi, generale Santovito, di cui diviene una sorta di braccio destro con l'uso privato del Sismi, da cui tutte le deviazioni, i pasticci, gli intrighi, gli affari che non stiamo qui a ricordare. Pensiamo soltanto che Pazienza, per esempio, ha a che fare con l'affare della sparizione Toni De Palo, uno che gira, che con gli aerei dei servizi segreti ha fatto circa 150 viaggi nel giro di 1 anno. Quindi il primo incontro fondamentale è quello con i servizi segreti. Il secondo incontro fondamentale è quello con Flaminio Piccoli. Pazienza organizza un viaggio negli Stati Uniti di Flaminio Piccoli nel febbraio 1981 e da quel momento diviene il suo braccio destro, il suo consulente privato.
Flaminio Piccoli allora era il segretario della Democrazia Cristiana. E il terzo incontro fondamentale di Pazienza è quello con Calvi. Anzi, è Flaminio Piccoli a metterlo alle costole di Calvi. Perché lo mette alle costole di Calvi? Lo mette alle costole di Calvi perché in quel momento Calvi, che morirà nel giugno 82, è il proprietario, quello che controlla il gruppo Rizzoli e il Corriere della Sera, non solo il Banco Ambrosiano, quindi di grande interesse per i politici. Quindi nel giro di pochissimo tempo, grazie a questi incontri, il capo dei servizi segreti, il capo della Democrazia Cristiana, il più grande banchiere e possessore dei giornali in Italia, Pazienza si mette al centro di una ragnatela di interessi leciti e illeciti, compie delle operazioni, fra cui l'operazione Cirillo con la trattativa con le camorre e le brigate rosse, il pagamento o di 1,5 miliardi, di 5 miliardi alle brigate rosse, eccetera, eccetera. E allora qual è l'ingrediente di Pazienza? Pazienza non ha a che fare formalmente con Gelli e con la P2. È vero che lui non conosce Gelli, è vero che lui non appare nelle liste della P2, anche se è massone, e massone con grande attività di uso del canale massonico per i contatti. Allora, la questione di Pazienza qual è? Che anche dopo la scoperta della P2 e di tutti i suoi traffici, gli stessi ingredienti si ripetono in nuovi tipi di organizzazione, di cui Pazienza tenta di metterne in piedi una proprio col tramonto della P2 dopo la scoperta degli archivi nel marzo 1981. E quindi lui si mette al centro, ma gli ingredienti di queste organizzazioni a delinquere sono sempre gli stessi, perché sono servizi segreti, finanza illegittima e soprattutto protezione del mondo politico. Cioè, senza la protezione del mondo politico, nel caso specifico di Piccoli, ma non solo di Piccoli, c'è una testimonianza di Piccoli di fronte alla commissione P2 che dice: ah, voi dite che Pazienza è il faccendiere, l'uomo di Piccoli. Certo, io ho avuto rapporti con Pazienza, però quanti uomini politici hanno avuto rapporti con Pazienza? Chi non lo ha frequentato, chi non lo ha visto, chi non si è servito di lui? Queste sono parole di Piccoli e in parte ha ragione. Quindi gli ingredienti dell'organizzazione a delinquere che mette in piedi, che cerca di mettere in piedi Pazienza, sono gli stessi di quelli della vecchia P2, cioè servizi segreti, finanza, apparati degli ostati, legame con la criminalità comune. Pazienza ha un legame molto stretto con il mondo della criminalità comune, quella dell'ambiente romano della malavita, degli abbruciati, dei Diotallevi, dei Balducci e addirittura dei legami riconosciuti, accertati con le cosche mafiose italo-americane, in particolare con la famiglia Gambino. Ma tutto questo non riesce, diciamo, l'interesse, l'influenza e il potere di personaggi come Pazienza, che Pazienza riesce a mettere insieme nel giro di un tempo molto breve, tra l'80 e l'81 sostanzialmente, fino all'82. Non avverrebbe se non ci fosse il via libera e una sostanziale protezione dei politici. E questo è un po' l'ingrediente della grande carriera del faccendiere, e in questo caso dell'irresistibile ascesa di Francesco Pazienza nel giro di pochissimo tempo.